Avanti! C'è un pacco per Dreamer, è questo l'indirizzo? Sì, l'indirizzo è quello giusto, venga pure. Grazie, arrivederci. Cazzo Luca, è arrivato il postino con un pacco? Sì Mauro, guarda, è qua il pacco, vieni qua che lo apriamo. Come avete visto c'è arrivato il pacco dal corriere e quindi vediamo cos'è e apriamolo. Procediamo all'apertura, quindi. Era il manuale, che bello che è. L'originale Arduino, state... Lo leggo io, tu riprendi. Tutti zitti. L'originale Arduino Starter Kit dispone di 15 semplici progetti che ti mostrano come utilizzare Arduino per trasformare un'idea in realtà. Ancora più importante, fornisce le conoscenze e gli strumenti di base per far esprimere il tuo genio interiore e alimentare la tua creatività. Quale sarà la tua invenzione? Ecco che abbiamo aperto il pacco e troviamo subito all'interno un libro dei progetti, appunto, di Arduino. Cosa si può fare con questo Arduino? Sì, vedete, è un libro cartaceo in cui sono mostrati tutti i progetti. Sono circa 150 pagine e adesso vediamo proprio quello che c'è all'interno. Gli strumenti di base per realizzare questi progetti. Come vediamo, proprio ci salta l'occhio, all'occhio questo display a cristalli liquidi. Questo display è un 16x2 caratteri. Sì. Come ho già detto, è un display a cristalli liquidi, quindi diciamo di ultima generazione. Poi troviamo un servocomando, un servomotore DC Motor. Sì. Lo vediamo. Poi, continuiamo. Continuando, troviamo il cavo classico, il cavo USB che andrà a alimentare la nostra scheda Arduino al computer. Sì. Quindi verrà alimentato con 5 volt. Sì. Troviamo poi la breadboard per fare tutti in italiano, per fare tutti i collegamenti, i vari circuiti e tutto. Come penultima cosa, troviamo i componenti elettronici, quindi ci saranno all'interno. Adesso vi facciamo vedere un attimino che sono abbastanza resistenze, ci sono, sì, appunto, di tutto. LED, ci sono anche dei cavetti per fare i vari collegamenti. Sì, c'è un po' di tutto. Okay. Come ultima cosa, ma non la meno importante, anzi la quella più, diciamo, importante, che dà il nome anche alla scatola. Certo, è la scheda Arduino. Adesso apriamo. Sì, sinceramente, a dir la verità, ce l'aspettavo io, almeno io me l'aspettavo. Anch'io. Più grossa, sì, però sì. Vabbè, meglio. Meglio così. E quindi serve per oltre che a fare come scheda da memoria, serve anche per controllare tutti i dispositivi attaccati alla scheda. Sì. E la comodità che tu puoi programmare attraverso... Ecco qui, scusami Mauro, Arduino. Arduino. Vedete qua, questa è la scheda, come la trovate anche su tutti i video di YouTube. Qui abbiamo un biglietto da Arduino che ci dice "Thank you for supporting", perché diciamo che questo è un prototipo, una prima versione di Arduino. Poi dovrebbero esserci gli adesivi. Vabbè, comunque passiamo oltre. Abbiamo questa tavoletta di legno che in realtà non abbiamo ancora ben capito cos'è. Dovrebbe essere da attaccare al servomotore, boh. Comunque capiremo.
Ancora Arduino. Abbiamo ancora un'altra scheda. Un altro Arduino. Poi abbiamo questa specie di girandola che non sappiamo cos'è. Anche questi fiori. Ragazzi, per questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Qui è tutto da Dreamer. Ciao a tutti. Ciao.